gli altri lo sanno, la tengo stretta nella mia mano e se la schiudo lei vola lontano. Con Giuseppina io posso volare, con Giuseppina io posso giocare, con Giuseppina io posso sognare, con Giuseppina paura non ho. Ferma. Mi spiace. Smettila. Oh, Choppy, mi piacerebbe tanto andare a scuola con tutte le cose belle che si possono imparare. Fermati, Giuseppina. Non ti preoccupare. Può vedermi, tranne te. Non te ne ricordi? Guarda. Visto che ho ragione io. Giuseppina, ritorna in tasca, per favore. Il maestro sta per arrivare. Lo so. Lasciami andare un po' in giro nell'aula. Oh, che bei disegni. Come sono bravi. Non ti preoccupare, Choppy. Tu mi sembri un po' pazza, sai? Che cosa c'è? Giuseppina, che ti prende? Ma che cos'hai, Giuseppina? Oggi, ragazzi, nella nostra lezione di scienze naturali, parliamo della cicogna. Sono sicura che si tratta di quella cicogna che conosco io. Oh, che sorpresa, erano anni che non la vedevo. Tu la conosci? Sì che la conosco. Oh, è stato tanto, tanto tempo fa. Prima che io ti incontrassi? Mi pare si chiamasse... Erisa. Sì, è vero. Erisa? Sono molto lieta che tu mi abbia riconosciuto, mia cara balena. Come va? Oh? Mi fa tanto piacere ritrovarti qui. Anch'io. Anch'io sono tanto contenta di rivederti. Ma lei sa parlare, Giuseppina. Che cosa succede, Choppy? Perché parli da solo? Mi spiace, ma la cicogna ha detto qualcosa, signor maestro. Basta, Choppy. Smettila di sognare a scuola, per favore. Signor maestro, è vero. Choppy! Ah? Avrò sognato. Basta, ragazzi. Torniamo alla nostra lezione. Allora, che cosa sapete dirmi sulla cicogna? Vedo che nessuno mi sente quando parlo. È vero. Erisa, mi pare di avere sentito dire che sei stata molto ammalata. È vero, sono stata tanto ammalata. E dopo morta mi hanno impagliata, come vedi. E puoi parlare? Ho qualcosa di molto urgente da fare sulla Terra. Per questo sono tornata dal cielo e fortunatamente ho ritrovato il mio corpo di allora. Ah! Oh. Non mi sarei aspettata di rivedere proprio te. Adesso ho un nome anch'io, sai? Mi chiamo Giuseppina. Giuseppina? Che bel nome. Chi te l'ha dato? Tu? Sì, io. E anche gli angeli l'hanno benedetta in chiesa. Che bello! Erisa, come vi siete conosciute voi due? Giuseppina mi ha salvato la vita, tanto tempo fa. La vita? Tu lo sai che siamo noi cicogni a portare i bambini, vero? Certo che lo so. Era il mio primo incarico, dovevo portare un bambino in Spagna.
strada facendo, cominciai a sentirmi molto male. Per fortuna Giuseppina mi ha raccolto nella sua bocca e ci ha portato fino in Spagna. Io le sono tanto riconoscente e questo non lo dimenticherò proprio mai. È la prima volta che sento una storia così. Però alcuni anni più tardi Elisa ha salvato me. Come tu sai, le mie braccia sono molto corte e Elisa mi ha aiutato a pulirmi. Le sono molto grata, veramente. Non parlarne nemmeno, non potrò mai sdebitarmi. Senti Elisa, come mai sei tornata dal cielo? Per fare che cosa? Già, mi ero quasi dimenticata, sai. Non riesco più a trovarlo, l'ho cercato ovunque. Dove sarà? Ma chi? Ma di chi stai parlando? Di una cicogna maschio che si chiama Pepe. Abbiamo allevato assieme i nostri piccoli. Ti sarà spiaciuto di doverlo lasciare allora? Oh sì, noi ci volevamo molto bene e ci è proprio spiaciuto di doverci separare. Il nostro nido era in cima a una chiesa islamica che si chiamava la Moschea Azzurra. Non ti dimenticherò mai, Elisa. Anch'io, Pepe. Perché non ci ritroviamo qui fra 7 anni? Mi fa male lasciarti, anche se è nella natura delle cicogne. È una buona idea. Ti prego, promettimi che ci rivedremo. Te lo prometto. Vedrai che fra 7 anni tornerò in questo luogo. Mi piacerebbe tanto. E stai attento, per favore. Eh sì, grazie. E anche tu. Ci vediamo fra 7 anni. E poi sono successe tante cose. Ma c'era sempre quella promessa che mi aiutava a tirare avanti. Ma... Mi piacerebbe tanto vederlo, ma adesso non posso muovermi. Non ti preoccupare di questo, Elisa. Questo è il giorno in cui vi dovevate incontrare. È già passato un anno da quando sono tornata dal cielo. Non sono riuscita a muovermi. Che dovevo fare? Oh, ma se io fossi Pepe ti avrei aspettata anche dopo un anno. Adesso è troppo tardi. Sono sicura che Pepe penserà che gli ho mancato di parola e non vorrà più vedermi. Ma non c'è modo di aiutarla. Sì, andiamo alla Moschea Azzurra, forza. Va bene, andiamo. Forza, andiamo, Elisa, su, dai. Ma sai che sono impagliata. Non preoccuparti, ti portiamo noi, ce la faremo. Pronta, Giuseppina, che bello. Prendiamo Elisa, su. Allegro, Elisa. Tra un po' vedremo come stanno le cose. Mi auguro tanto che stia ancora aspettandomi. Su, Gioppi, Elisa, dai, dai. Spicciamoci, su. Passato da quando ho sentito l'odore del mare l'ultima volta. Siamo abbastanza vicino a Gibilterra. Sono passata di qui con lui. Sì, un po' più a sinistra. Ecco l'Africa. Sì, lo so, grazie. Caspita, una tromba d'aria. Giro e cerco di evitarla, eh? Oh, troppo tardi! Oh! 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 Chop,
Choppy, stai bene? Sì, sto bene. Guarda un po' che cosa so fare. Hai visto? Guarda, guarda. Ah! Bravo. Vedo, vedo, bravo. Ma dimmi, dov'è finita Elisa? Non riesco a vederla più. Oh? Oh? Oh, scaviamo in fretta. Oh, spicciati su. Elisa, Elisa, rispondi, Elisa, Elisa. Oh, finalmente. Oh, meno male. Oh, Elisa, ce l'abbiamo fatta. Quella tromba d'aria ci aveva completamente risucchiati. Adesso tutto è perduto. Non riconosco più questi luoghi e non so in che direzione si trovi la moschea azzurra. Che facciamo adesso, Giuseppina? Cerchiamo la strada, no? Coraggio, salite in groppa e partiamo. Non rassegniamoci, su, andiamo. Dai. Va bene allora, se lo dici tu. Hai sentito, Elisa? Non rassegniamoci. Abbiamo con noi Giuseppina. Andiamo, Giuseppina. Ok. Ti senti meglio adesso, Elisa? Choppy è un bambino che non pensa soltanto a se stesso. Fai attenzione, Elisa. Sì, sto attenta. Guarda un po', Elisa, che cosa faccio. Scivolo giù, guarda. Ti sei preso paura adesso, eh? Non lo vedo più, Giuseppina. È Choppy. Dov'è Choppy, Giuseppina? Sono qui, Elisa. Guarda che bello. Oh sì, è un posto molto bello e non l'ho mai scordato. Non ce n'è uno su tutta la terra dove mi piacerebbe di più giocare. Calmati, Giuseppina. Giuseppina, calmati. Ehi, vedo qualcosa. Vedi qualcosa anche tu, Elisa? Sì, laggiù. È un'oasi. Vedo qualcuno. Chiediamo informazioni. Sembrano cicogne. Potresti chiedere loro notizie di Pepe. Preferirei fargli una sorpresa. Oh, scusate, potete dirci per favore? Poveri noi! Scusate tanto, potreste indicarci la strada? Certo, chieda pure. Se possiamo esservi utili, figuratevi. Stiamo cercando un certo Pepe, forse alla moschea azzurra. Ha detto Pepe. È un po' matto questo Pepe, a dir la verità. Sapete, non viaggia mai con noi. Sta sempre nello stesso posto ad aspettare un antico amore. Oh, allora, allora sta sempre alla moschea. Ha mantenuto la sua parola. Che stupidotto che è. Una volta separate, le cicogne non si riuniscono mai più. Ma anche il suo antico amore non l'ha dimenticato e vuole mantenere la promessa. Ma sei più di un anno che aspetta quello. Beh, vedete, è successo che... Ehi, ma anche questi sono degli stupidi. Ma chi ce lo fa fare di perdere il nostro tempo? Andiamocene. Sì, andiamo! Giuseppina? Andiamo anche noi, ma nella direzione opposta alla loro. Credo sia quella giusta, forza! Forse ci troveremo Pepe, vuoi dire? Senti, Elisa? Sì, sento. Il tuo Pepe è sempre alla moschea, è lì che ti aspetta. Sarebbe troppo bello. Coraggio, Elisa. Sono un po' emozionata. Avanti, veloce, Giuseppina! Sì, signore! Ah!
Ma quella è la moschea. Sicura che questa è la moschea azzurra, eh, Risa? Ma certo che sono sicura. Diamo un'altra occhiata. Pepe! 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 Che c'è? Lo sapevo, Pepe non ha potuto aspettare tanto tempo. Deluso di me, se n'è andato via. Oh, guarda! Il suo nido! Ma com'è grande! No, Pepe, mi spiace tanto, sono troppo in ritardo. Giuseppina, Cioppi, vi ringrazio tanto della vostra gentilezza, vi sono molto grata. Povera Erisa. Mi spiace, avrei dovuto volare più in fretta, Erisa. Sempre saputo che saresti venuta. Non ho mai dubitato della tua parola. Ho pensato che ci doveva essere qualche cosa che ti impediva di arrivare. Mi hai aspettato per tutto un anno e hai anche dovuto tollerare i dispetti delle altre cicogne. Oh, Erisa. Mio Pepe. Piace tanto. Sono morta di una malattia improvvisa. Eh? Ti sorprende? Non sono più viva. Ho chiesto al Signore di rendermi la vita per un po'. Tutto questo soltanto per mantenere la tua parola. Volevo tanto rivederti un'altra volta. Adesso torno volentieri dal Signore. Erisa. Ma per piacere, torna dai tuoi amici e vola con loro attraverso il mare senza preoccuparti di me. No, Erisa, no. E non preoccuparti di me. Io sto bene. Sono felice in cielo. Ora che ti ho rivisto, ci torno volentieri lassù. Questo mi dà coraggio, perché sono sicuro che ci rivedremo presto in cielo. Ti aspetterò, Pepe. Godi la vita, tu che sei vivo, e non pensare a me. Ma, Erisa... E ti ringrazio molto del nido che hai fatto per noi. È bellissimo. E io, Erisa, sono tanto contento di averti rivista. Pepe... Addio, buona fortuna. Grazie, Cioppi e Giuseppina. Tutto questo lo devo a voi due. Di nulla, Erisa. Cioppi, dobbiamo tornare a scuola prima che il maestro se ne accorga. Andiamo, su. Già. Ma dimmi, Cioppi, il tuo cognome è Costa, per caso? Sì, certo. Ma come mai conosci il mio nome, tu? Oh, come sei cresciuto. Il primo bambino che ho consegnato si chiamava Cioppi Costa, proprio come te. Allora quel bambino era Cioppi! Ma
allora è chiaro, Elisa mi stava trasportando in Spagna e Giuseppina ci ha salvati e ora Giuseppina è con me. Ma è fantastico! È semplicemente fantastico, proprio fantastico! Choppy! Choppy, alla lavagna! Sento già.